E allora eccoci di nuovo in diretta, questo splendido pezzo, insomma un po' datato ma sempre bellissimo, di Elisa, Labyrinth. E adesso chiudiamo in bellezza, chiudiamo con una signora del palcoscenico. Allora, lei è nata a Venezia e ha iniziato nel cinema con Klaus Kinski e poi Francesca Archibugi, Ugo Chiti, Pino Quartullo e tante altre cose sul grande schermo. Poi a un certo punto decide di passare a teatro, lavorando tra gli altri con Mario Scaccia, Branciaroli, Rigillo, Corrado Tedeschi, Iannuzzi, Antonio Salini, Silvana Monti e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente non si è fatta mancare la televisione. Ecco, sarebbe dovuto andare in scena a marzo al Ciak di Roma insieme a Corrado Tedeschi con Notte di follia di Josian Balasco, mentre lo scorso anno è stata una delle protagoniste di Otto donne e un mistero di Roberto Mas nel ruolo della zia Agustina, diretta da Guglielmo Ferro. Saluto con grande piacere Deborah Caprioglio. Buonasera Deborah. Buonasera a tutti voi, buonasera. Ho fatto un bignami un po' della tua vita professionale. Sì, esatto, vabbè, infatti. Il tempo è quello che è. Allora, intanto come stai e come stai vivendo questo momento, Deborah? Beh, diciamo che sto vivendo questo momento, allora intanto sto bene, questo è già una cosa molto importante. Ecco, la salute prima di tutto, no? La salute prima di tutto. E poi praticamente niente, con la speranza di appunto che finisca questa pandemia e che si riprenda ad andare a teatro. Ma tu sei critica su certi provvedimenti oppure pensi che tutto sommato è giusto che passi tutto? Insomma, no, perché sai, anche nel vostro mondo ci sono correnti di pensiero diverse. Beh, diciamo, allora io credo che inizialmente sicuramente tutti siamo stati molto, diciamo, preoccupati e un po' delusi del fatto che comunque i teatri sono stati chiusi, certo, perché chiaramente così sono penalizzati. I primi, sì, noi siamo stati i primi a essere chiusi e ovviamente gli ultimi poi a essere riaperti. Diciamo che quello che fa rabbia tutti noi di questa categoria, soprattutto, ecco, io ieri ho visto in televisione degli assembramenti allucinanti per le vie del centro, delle varie città, certo, d'Italia, non solo d'Italia, anche all'estero. Quindi diciamo che questo fa molta rabbia, perché i teatri, dove comunque c'è un distanziamento, dove si tiene la mascherina e quindi diciamo che la sicurezza a livello di salute è più tutelata, comunque rimangono chiusi e invece poi si vedono delle scene di assembramenti che comunque tutto tutelano tranne che la salute, non solo con io abito nel centro di Roma, vedo ancora gente che si assembla a fare l'aperitivo senza la mascherina, anche ieri, ieri. C'è molta superficialità, insomma, comunque. Questo fa molta rabbia, devo dire la verità, fa molta rabbia, perché comunque ci sono, come me e tutti gli altri che lavorano nel settore, quindi non solo gli attori, i tecnici, certo, le sarte, gli elettricisti, i trasportatori, tutto, cioè noi siamo a casa da un anno. Questo... voglio dire, perché poi comunque voi fate questo lavoro, insomma, cioè, esatto, non siete, quindi diciamo che questo comportamento così poco attento, rispettoso, vogliamo dirlo in maniera elegante, ecco, penalizza poi il lavoro non solo poi di noi attori e comunque gente che fa spettacolo, ma anche e soprattutto poi in tutto un agglomerato di persone. Quindi questo poco, cioè questo pensare solo al qui adesso e a se, certo, stessi, fa molta 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 rabbia, perché io sono sicura, allora, per quanto riguarda la situazione teatrale in questo momento, se ci fosse stato un'attenzione maggiore e che comunque diciamo che la curva dei contagi fosse calata in maniera molto vistosa, probabilmente ci sarebbe stata una ripresa della seconda parte della stagione, e io ancora me lo auguro tutto sommato, sì, però vedendo come stanno andando, diciamo, un po' le cose, soprattutto dal punto di vista dei contagi, dal punto di vista anche del comportamento delle persone, che ripeto, quello che ho visto ieri in televisione è agghiacciante, è inaccettabile, è inaccettabile, sì. Quindi io, certo, credo che la stagione teatrale 2020-2021 sia molto pericolosamente vicina. Molto compromessa. È molto compromessa, e quindi questo, devo dire, fa un po' di rabbia, perché, perché non è giusto che allora, per avere una tutela
della salute bisogna ricorrere, diciamo, alle maniere forti, quindi al lockdown totale. Quindi tu saresti dopo... comunque, cioè in questo caso ci vuole la mano pesante, ecco, diciamola così. Beh, no, io non credo di essere l'unica a pensarlo, perché diciamo che se i comportamenti sono questi che abbiamo visto soprattutto in questi ultimi giorni, che io vedo con i miei occhi, perché ripeto, io sotto casa vedo gente che prende l'aperitivo in piedi, assemblata, senza mascherina, perché chiaramente poi quando si beve un bicchiere di vino o uno spritz, come facciamo noi a Venezia, chiaramente si c'è più sciolti, si è meno attenti. Quindi io anche ieri ho visto persone vicine tra di loro, in piedi, assemblate, che prendevano l'aperitivo e senza la mascherina. Allora chiaramente uno si domanda, ma così dove andiamo a finire? Cioè è chiaro che non se ne esce, fino a quando non ci saranno forse le vaccinazioni, certo. Però ecco, diciamo che questo si poteva un attimino, per cui i teatri in questo caso come faranno a riaprire, ecco, visto che sono sempre stati più penalizzati di tutti? Perché esattamente, esattamente, posto sicuro. Esattamente, ma tu pensi adesso, spostando l'attenzione sul problema del mondo dello spettacolo, quindi gli artisti, le manovolanze che spesso poi sono raramente citate, e poi ovviamente i teatri, no? Tu pensi che una delle possibili soluzioni sia questo fatidico tavolo permanente dello spettacolo voluto da Franceschini? Può essere una delle tante soluzioni? Ma diciamo che soluzione sì, è chiaro che di fronte a questa emergenza ci possono essere le soluzioni più disparate. Ecco, per esempio il fatto di fare teatro in streaming o di vederlo in televisione, è chiaro, questa è una soluzione di emergenza. Certo. Però io rimango fermamente convinta che lo spettacolo vivo va fatto dal vivo. Quindi non può essere un surrogato, non può essere un surrogato. No, diciamo che può essere secondo me un momento per dare, comunque io stessa registrerò domani, cioè in streaming, il mio monologo della Callas, con cui dovevo essere al Teatro Ghione in scena a novembre, è saltato e quindi mi è stato chiesto di farlo in streaming e lo farò, però io spero al più presto di portarlo nei teatri dal vivo, perché non è la stessa cosa, è chiaro che ci dobbiamo adeguare ai tempi che cambiano, però io vorrei che i tempi cambiassero in virtù di un miglioramento, non in virtù di una necessità di un virus. Ecco, questo poi certo che si può fare tutto, nel senso che ci dobbiamo adeguare e fare in modo che comunque lo spettacolo anche dal vivo torni presto. Però sì, che torni presto, perché comunque luogo deputato per È il teatro. Certo, abbiamo dei teatri meravigliosi. È una condizione irripetibile il teatro, voglio dire, no? Sì, ma è andare a teatro è una festa, è un rito. È una cosa. Se un artista lo si vuol vedere recitare dal vivo, lo si può fare solo ed esclusivamente al teatro, perché chiaramente cinema e televisione lo si vede mediato da un grande schermo. Però io credo che, poi non parliamo solo dell'Italia, anche nel mondo, in America, io non so, i teatri sono chiusi forse anche, non hanno tutta mai Europa, aperto. Tutta Europa, certo. Quindi insomma in Germania, in tutto il mondo c'è questo problema. Però insomma io mi auguro e forse... Però il problema è che il problema non è l'Italia, ma sono gli italiani, Deborah, ahimè, no? Cioè nel senso che comunque da altre parti... Certo. Diciamo è che c'è un'empatia cosa. Diversa con le istituzioni, dove comunque quando si dice ragazzi bisogna fare un sacrificio. Qui diciamo che è un momento in cui si allenta un attimo, no? L'attenzione e tutti escono fuori come... È uguale, sì, certo, la situazione è uguale, abbiamo visto in Germania. Certo. Ho visto una Merkel inedita, insomma, vero, ha colpito molto. Molto accurata, insomma, una donna che, voglio dire, al di là della sua apparenza molto così glaciale, ha mostrato è vero. Un'empatia incredibile. Un'empatia, cioè proprio un dolore, no? Una preoccupazione. Possiamo rinunciare anche al Vimbrulè, ha detto alla fine, no? Sì, esatto. Quindi, insomma, una preoccupazione, un dolore, ma comunque è chiaro che noi, ormai noi non è che possiamo parlare solo della situazione italiana. Purtroppo è mondiale. È una pandemia e come tale va trattata, quindi voglio dire. Però ecco,
fa diciamo un po' rabbia vedere che comunque l'essere umano non, fino a un certo punto riesce a fare dei sacrifici, però poi non ce la fa. Io certo. Cioè, non si capisce. Io non, comunque faccio una vita molto ritirata, esco pochissimo. Ma anche per tutelarti, giustamente, insomma, no? Ho una mamma di 90 anni che comunque devo tutelare, che vive con me, quindi già questo a maggior ragione, però insomma diciamo che io faccio molta attenzione. Non vedo le mie amiche da tanto tempo, quelle che stanno magari anche in altre regioni, per fortuna. Meno male che ci sono le videoconferenze, no? Ecco, e quindi tutte le cose, sì, però cioè, me lo pongo il problema. E quindi non capisco perché, come me lo pongo io e anche altre persone che conosco, ovviamente non sono l'unica, però non sia, diciamo così... Questo senso della responsabilità viene meno? Generale. Sì. Allora, rinnoviamo l'appuntamento con il ghione, Deborah, dai. Io spero di... allora, innanzitutto io spero di recuperare questo monologo. Questo monologo su Maria Callas, e poi in realtà io avrei una tournée in essere da marzo con Corrado Tedeschi. Notte di follia. No, Amore mio, aiutami. Ah, Amore mio, aiutami, il vecchio film, scusami, che ricordiamo tutti, con Sordi e Lavitti, insomma, no? Bravo, esatto, sì. E dovremmo essere a Bologna, dovremmo essere a Milano, insomma, una bella tournée, ci auguriamo di farla, ecco. Deborah, io ti ringrazio di cuore, sperando di vederti a teatro, e quindi io ti saluto, naturalmente, grazie di cuore e buon teatro. Naturalmente. Buon teatro a tutti. Ciao Deborah. A tutti, speriamo più presto possibile. Assolutamente, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Ciao a tutti. Grazie a Deborah Capriolio, gentilissima. E allora chiudiamo, siamo in dirittura d'arrivo, ci manca veramente pochi minuti. Io vi vorrei lasciare con il mio solito pensiero sul teatro di fine puntata, che fa così. Allora, ogni tanto sul palco capita di sentire il suono più bello che un attore possa ascoltare. È un suono che il cinema o la televisione non ti regalano. È il suono di un magnifico e profondo silenzio che ti fa capire di aver raggiunto il pubblico. Firmato Shirley Winters. E questo è tutto per oggi. Grazie di averci seguito. Grazie a Claudio Bernabucci che mi ha assistito alla console. E vi ricordo sempre che parlare di teatro fa bene, ma farlo la radio è meglio. Buon ascolto a tutti con Radio Sonar. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole aspettando quando a un tratto vedrò spuntare.